Da un lato le imprese che confidano nella ripresa economica, dall'altro il momento difficile con la carenza di liquidità. In mezzo c'è la possibilità di infiltrazione del crimine organizzato che potrebbe approfittare proprio di questo momento. Per prevenire questa eventualità nasce un protocollo d'intesa siglato oggi a Chieti tra la Camera di Commercio e la Prefettura. L'ente camerale metterà a disposizione delle forze dell'ordine i propri elenchi per verificare eventuali movimenti anomali, dice il presidente Gennaro Strever. Noi riusciamo a dare una serie di dati e li mettiamo a disposizione della prefettura e di conseguenza alle forze dell'ordine per fare, diciamo, un po' tutte le verifiche fiscali, movimenti economici e quant'altro possa essere utile alle forze dell'ordine a capire se ci sono movimenti anomali. Uno strumento importante anche in termini di prevenzione e di sicurezza, secondo il prefetto di Chieti, Armando Forgione. Soprattutto mirerà a dare la possibilità alle forze dell'ordine e a chi dovrà, come dire, garantire che tutto proceda per il meglio, ecco, in termini di sicurezza ovviamente, possa dare a loro questo strumento di, come dire, di approfondimento.